Buonasera a tutti e benvenuti a Call Center Cortesia, il primo programma in cui la gente sfiga chiama per sfogarsi dei suoi problemi. Sono Duilio Scantamburlo e andiamo subito col primo amico in linea. Chi sei? Sì, ben trovato anche a lei, signor Duilio. Mi chiamo Tancredi Orfeo Panicozzi e chiamo dalla città di Grande Politura. Mi scusa, però ha un nome piuttosto complesso e la chiamerò Tancredi. E il problema è che non ho capito da in dove è che chiama. Sì, chiamo da Grande Bollitura. E che sarebbe, mi scusi, Grande Bollitura? Boyon, che volgarmente detto Boyon. Sì. E che cos'è che hai, Tancredi, eccetera? Ma vedi, noi dobbiamo andare in vacanza, ma abbiamo un cane e non sappiamo proprio a chi lasciarlo. Allora lei sa, abbiamo questo problema da risolvere, le chiedevo, sa per caso come funziona la pensione per i cani? E ora penso che il discorso sia abbastanza complesso, signor Tancredi, eccetera. Di solito dovrebbero avere 65 anni d'età e lavorare almeno da 35 anni. Questo al manco con la legge Fornero. Adesso non so se con quota 100 cambia qualcosa anche per i nostri amici domestici. E il problema che dico io è, ma un cane ci arriva a 100 anni? E soprattutto arriva a 100 anni anche il cane del mio vicino di casa che sbaglia da mattina a sera? Perché sennò mi copo prima. Mi capisci? Quindi la situazione è abbastanza complessa. Come funziona la pensione per i cani? Ti informerò quando capirò qualcosa di meglio. Grazie per aver chiamato. Grazie, grazie a lei. Saluti. Oh Pippo, mi spero che abbiamo spesi bene questi 150 euro. Ma certo che abbiamo spesi bene 150 euro a testa per sentire delle frasi che ne risolve tutta la vita, a te pare? Mi spero che ne risolva la vita, perché al momento con 300 euro che abbiamo risolto la sua la vita. Fidati, ascolta le sue frasi. Se siete stanchi dell'ambiente in cui vivete, riordinate la camera. Se dopo 15 giorni ancora non vi arriva, ciamè de novo e riordinate la camera un'altra volta. Fate sempre attenzione a dove mettete i piedi. Una volta io ho trovato un tesoro sottomarino, ma Marino non se n'era mai accorto. Perché è sottomarino? Non so. Sono andato addosso a un orologio col pendolo. Un incidente. Ma no, Marco, col pendolo sottomarino, cioè, a seconda di come che ti te osservi una roba, cambia il punto di vista, capito? Dobbiamo imparare a cambiare il punto di vista. Sì. Tipo, non sei io, Mona. Sono Mona, mica che ho dato 150 euro. Bravo! Vedi che ti fa capire.